bentornati ad un nuovo appuntamento della rubrica 120 secondi di fede, arte e cultura. Nella puntata di oggi vi raccontiamo alcune curiosità legate alla chiesa di San Bernardino a Molfetta. La ricca borghesia del tempo assunse un ruolo di rilievo tanto da unire il proprio nome alle cappelle e agli altari ancora tutt'oggi presenti all'interno. Un esempio di culto e di arte destinate a durare nel tempo. La chiesa di San Bernardino a Molfetta fu edificata sotto il pontificato di Innocenzo XII il 25 ottobre del 1699, la cui data di costruzione è documentata su una lapide apposta al suo interno. Annesso è l'antico chiostro, facente parte del convento quattrocentesco dei Frati Zoccolanti, sede oggi degli uffici comunali. La ricca borghesia locale assunse un ruolo di rilievo per la chiesa, unendo il proprio nome alle cappelle e agli altari, commissionando e donando prodotti di prestigio destinati all'arredo delle cappelle di patronato disposte lungo le due navate laterali. La facciata oggi si presenta con un'immagine di San Bernardino che regge tra le mani il monogramma IHS, Jesus. All'interno della chiesa, caratterizzata da tre navate divise da ampi pilastri, guardando a sinistra vi è l'altare della Crocifissione, databile intorno alla metà del Seicento, che ospita dal 1968 il fonte battesimale. A seguire la Cappella dei Passari, la cui costruzione in memoria di Lattanzio Passari è testimoniata da un'iscrizione. Al suo fianco l'altare dell'Immacolata, documento della cultura fiamminga meridionale, accanto al quale è collocata la statua dell'Immacolata Concezione. Percorrendo la stessa navata si nota l'altare dell'Adorazione dei Pastori, che accoglie il dipinto del pittore fiandrese Gasparovic. Accanto vi è quello di San Francesco da Paola, dove il dipinto qui collocato può considerarsi a Molfetta una delle prime immagini del santo calabrese. In fondo, alla navata di sinistra, si apre la Cappella del Santissimo, che ospita il crocifisso ligneo databile intorno alla fine del Settecento. Nel corso degli anni, con le offerte dei fedeli, sono stati successivamente realizzati anche il coro di legno del secolo XVI, dietro l'altare maggiore, e nel secolo XVII l'organo, il più antico attualmente esistente nella città molfettese. Dopo l'altare maggiore, a destra, nella navata laterale, appare l'elegante altare in pietra di San Michele Arcangelo, al centro del quale il dipinto del grande arcangelo, sempre di Ovich, è risalente al 1596. Procedendo poi verso il fondo, è possibile ammirare l'altare ligneo di San Salvatore da Orta, nella cui alzata è racchiuso il dipinto del santo che intercede presso la Vergine, che risale come l'altare alla seconda metà del Seicento e ascrivibile alle maestranze locali. Da notare anche l'altare della Madonna del Soccorso, sulla quale è collocata la tela con la Madonna e i santi Giuseppe e Antonio Abate. Procedendo sullo stesso lato vi è l'altare della Madonna degli Angeli, dove è presente il dipinto del 1629, raffigurante la Vergine con bambino, incoronata dagli angeli, con in basso i santi Giuseppe, Francesco e Biagio Vescovo. E infine l'ultimo altare della navata è quello dedicato alla Madonna del Carmine, che ospita il dipinto di Maria tra Sant'Antonio e un santo francescano. Ognuno di questi altari mostra dei dipinti e delle decorazioni dalle caratteristiche uniche e singolari, segni imperituri del passaggio del tempo, ma della storia destinata a essere ricordata e tramandata per sempre.